Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, se siete nuovi benvenuti, io sono Nico. Oggi voglio portarvi un nuovo video sulla ricerca del prodotto, ovvero la ricerca del prodotto tramite parola chiave. Grazie a un software chiamato Keyword Tool Dominator ci consentirà di trovare nicchie inesplorate che nessuno sta trovando. Quindi non stiamo parlando del solito metodo di Jungle Scout Web App, Viral Launch eccetera eccetera, dove si vanno ad immettere dei criteri in una sorta di filtro tramite questo sito web, quindi chiamato Jungle Scout Web App, ma stiamo utilizzando un software dove, inserendo una parola chiave, ad esempio tavolo, il software ci darà dei suggerimenti di parole chiave complete che possiamo copiare ed incollare direttamente nella barra di ricerca di Amazon e quindi ricercare e trovare queste nicchie inesplorate. Prima di spostarci sul mio computer volevo ricordarvi che in descrizione trovate tutti quanti i link inerenti ai software, quindi Keyword Tool Dominator, questo che vi sto presentando ora, e Jungle Scout Chrome Extension, Jungle Scout Web App, tutti nelle descrizioni. Inoltre voglio ricordare a chi comunque sta iniziando a seguirmi ora che sto dando un'assistenza 24 ore su 24 in tutto il programma di Amazon FBA, quindi chi entra con me, chi decide di entrare con me e vincere su Amazon tramite il link che trovate qui sotto in descrizione, quindi il link all'acquisto diretto al corso, se siete interessati ovviamente, potete entrare con me, quindi acquistare il corso allo stesso identico prezzo ma avere un'assistenza 24 ore su 24 sempre spiegata qui sotto in descrizione, potete andare a leggere in base ai piani di acquisto del corso. Ma bando alle ciance, adesso spostiamoci sul mio computer e vediamo in effetti come trovare queste nicchie inesplorate che nessuno sta trovando grazie a questo incredibile software. Eccoci qua ragazzi, siamo sul mio computer. Una volta cliccato il link in descrizione che trovate di Keyword Tool Dominator, vi apparirà questa schermata dove potrete registrarvi gratuitamente. Non dovremo andare ad acquistare tutti i tool che sono all'interno di questo software, ma semplicemente il tool inerente ad Amazon, che ve lo mostro subito. Innanzitutto, per registrarvi è molto facile, andate su SignUp Free, mettete nome, password, conferma password, ovviamente la mail, e dovreste sicuramente confermare la mail. Una volta creato l'account potete scaricare anche la Chrome extension di Keyword Tool Dominator, ok, che è questa qui. Una volta fatto il login potete vedere che ci sono altri tool all'interno, di cui eBay, YouTube, Bing, Google Autocomplete, ma quello che sostanzialmente serve a noi è quello di Amazon. Una volta cliccato su quello di Amazon, aperto il software, non avrete scritto full version ma avrete free version. Avrete a disposizione 3 utilizzi al giorno, quindi diciamo che il software, diciamo che il tool che vi serve vi dà 3 utilizzi al giorno gratuiti, ma io vi consiglio di acquistarlo ragazzi, perché comunque si paga una volta sola sui 49 euro, 50 euro credo che siano, una tantum, quindi non vi servirà pagarlo mensilmente o una volta all'anno, comunque lo pagate soltanto una volta e sarà per sempre vostro. Una volta che vi siete registrati e acquistato il software potete sbizzarrirvi come meglio credete per trovare delle parole chiave che andremo poi a copiare e ad incollare nella barra di ricerca di Amazon. Questo lo possiamo fare su tutti quanti i marketplace. Il bello è che questo software non funziona soltanto per Amazon.it, ma come potete vedere per tutti quanti i marketplace disponibili. Noi quello che ovviamente ci interessa lo andiamo a selezionare, come ad esempio in questo caso a me interessa Amazon.it, metto Amazon.it come marketplace. Allora, come funziona Keyword Tool Dominator? Come potete vedere qui c'è un suggerimento che potete mettere l'asterisco prima della parola chiave. Come potete vedere qui in questa barra c'è praticamente la spiegazione di come utilizzarlo per trovare diverse parole chiave in diversi sistemi, ok? Allora ve ne spiego alcuni. In questo caso, come potete vedere qui, Keyword Tool Dominator ci mette a disposizione l'asterisco che dovremo inserire prima o dopo o in mezzo a delle parole chiave. Come potete vedere qui nell'esempio, asterisco iPhone oppure asterisco toys oppure shows asterisco kids, ok? Come potete vedere possiamo mettere l'asterisco prima o dopo o durante, diciamo, un intervallo di parole. Quell'asterisco che cosa sarebbe? L'asterisco non è altro che la parola chiave mancante, quindi praticamente la parte componente della frase che il software ci andrà a suggerire automaticamente. Vi faccio un esempio pratico, come c'è scritto qui, scriviamo iPhone. Se mettiamo iPhone con l'asterisco prima e diamo l'invio, inizia il processo di analizzazione delle tutte le parole chiave e come potete vedere qui stanno uscendo le parole chiave con l'asterisco prima della parola. Adesso stiamo vedendo con l'asterisco prima, successivamente andremo a vedere con l'asterisco dopo e in mezzo. Cosa abbiamo fatto con questa sorta di asterisco mettendola prima della parola? Non abbiamo fatto altro che farci dare dei suggerimenti con la parola iPhone, dei suggerimenti di prodotti che vengono ricercati solo ed esclusivamente in Amazon, perché come potete vedere qui c'è un rank. Il rank non è basato su Google
o su altri social, ma è basato soltanto sulla ricerca di Amazon. Quindi queste parole che troviamo qui sono le parole più ricercate di prodotti che vengono inseriti nella barra di ricerca di Amazon. Questo fa sì che ci consente di scovare nicchie veramente incredibili che nessuno sta trovando. Quindi ad esempio andiamocele ad ordinare per il rank, quindi numero 1, dal numero 1 al più basso. Dal numero 1 significa che sono quelle più ricercate, fino ad arrivare poi comunque ai numeri più bassi, fino a alcune volte anche al 10. Quindi sostanzialmente noi prendiamo sempre le prime in considerazione, le prime fino al 4, 5, 6, in modo tale che comunque la parola chiave è ben ricercata. Ad esempio, come prima parola chiave qui possiamo vedere che ci sono auricolari iPhone. Ok, andiamo a selezionare auricolari iPhone e andiamo ad aprire amazon.it. Vi faccio vedere come questo software ci consente di scovare nicchie veramente incredibili. Una volta copiata la parola chiave, andiamo su amazon.it e incolliamo la parola chiave qui sulla barra di ricerca, assicurandoci che tutte le categorie siano state inserite. Facciamo ricerca. Una volta che abbiamo fatto la ricerca, ci apre il prodotto. Ora, questo non è un prodotto consigliabile da vendere su Amazon, ma è soltanto per farvi capire con un esempio come poter utilizzare Keyword Tool Dominator. Quindi andiamo a fare un altro esempio con un'altra parola chiave, quindi magari un po' più studiata. Ad esempio mettiamo organizer e stavolta mettiamo l'asterisco dopo. Attenzione però che non sempre bisogna mettere l'asterisco attaccato alla parola. Quindi a volte, come vedete qui, sono uscite poche parole chiave, quindi molti si confondono in questa sezione. A volte bisogna staccare quell'asterisco, aspettare che si completi poi comunque tutto il processo di ricerca. Una volta che si è completato il processo di ricerca, si stacca l'asterisco e si fa di nuovo la ricerca. Come potete vedere qui, le parole chiave adesso sono molte di più, quindi dovete fare alcune prove per farvi trovare le parole chiave giuste. A volte magari potreste mettere la parola attaccata con l'asterisco, vi escono poche parole chiave e quindi pensate che comunque non è ricercato, invece magari staccandolo vi esce, come potete vedere, una marea di parole chiave. Andiamo a vedere per organizer, mettiamo sempre per il rank numero 1, che cosa potrebbe uscire. Quindi organizer armadio, organizer borsa, organizer cucina, documenti elettronica, organizer infermiere, organizer lavello cucina, organizer make up. Ok, ad esempio mettiamo organizer make up, giusto per fare una prova. Andiamo su Amazon, ovviamente copiamo ed incolliamo sempre su tutte le categorie. Vediamo l'organizer make up. Possiamo andare a vedere questa nicchia come si comporta con Jungle Scout, ovviamente. Quindi andando a vedere con Jungle Scout adesso quali sono i risultati di ricerca, e vediamo come analizzare se è un prodotto fattibile oppure no. Bene, come potete vedere qui Jungle Scout ha completato la ricerca. Bene, come potete vedere qui Jungle Scout ha completato l'analisi. Bene, come potete vedere Jungle Scout ha terminato la ricerca, quindi l'analisi. Questo mediamente è un prodotto che si comporta abbastanza bene, perché ha un volume di vendita sopra ai 150 pezzi mensili, quindi in media. Ha sotto le 70 recensioni in media, quindi comunque probabilmente è un prodotto che è fattibile anche a livello di prezzo. Quindi potete sbizzarrirvi direttamente a cercare con questo software, che ovviamente ci fa trovare nicchie veramente incredibili. Ad esempio mettiamo tavolo e mettiamo l'asterisco dopo. Anzi, possiamo mettere l'asterisco prima, perché magari potrebbe darci degli oggetti inerenti al tavolo, quindi magari un copritavolo, un centro tavola, eccetera eccetera. Quindi mettiamo l'asterisco prima e facciamo sempre l'invio, giusto per farvi capire come potete utilizzare questo software. Quando vedete che anche inserendo l'asterisco prima le parole chiave sono tante, vuol dire che l'asterisco non va staccato, ma l'avete aggiunto perfettamente. Una volta completato il processo, si va sempre a cliccare qui sul rank, in modo tale da mettere sempre per le prime parole di ricerca. Come potete vedere, asse da stiro da tavolo, calcolatrice da tavolo. Ad esempio calcolatrice da tavolo, andiamo a vedere un attimo di che cosa si tratta, e sempre con questa cosa vi dà delle idee prodotto. Quindi questa non è la solita maniera, non è la solita ricerca con Jungle Scout. Qui praticamente non andiamo a trovare prodotti che stanno trovando tutti. Grazie a questo software ci consentirà di trovare nicchie veramente incredibili che nessuno sta trovando. Trovate i link in descrizione, come vi ho detto prima, per acquistare Keyword Tool Dominator, chiamato abbreviato KTD, quindi lo potete trovare in descrizione qui sotto. Acquistandolo tramite me potresti trovare un piccolo sconto, non è detto, ma potete provarci. Altrimenti comunque, se decidete di acquistarlo altrove, comunque vi
costerà sempre lo stesso identico prezzo. Quindi se vi fa piacere potete acquistarlo tramite me. Eccola qui la calcolatrice da tavolo. Proviamo a vedere poi con Django Scout quali sono i risultati di analisi, di ricerca di questo prodotto, di quanto vende, se vende o non vende. Come possiamo vedere, alcune volte Django Scout non prende nemmeno in considerazione le vendite che stanno al di sotto magari delle 5-10 vendite al mese, quindi non le prende proprio in considerazione. Infatti vi fa vedere soltanto quella che vende magari di più e quant'altro. Quindi quando vi capita così su Django Scout è meglio lasciar perdere e passare al prossimo prodotto. Quindi, come detto ragazzi, questo è un software incredibile che potete pagare direttamente una volta. I link sono in descrizione. Come avete visto, grazie all'inserimento di una semplice parola chiave da noi scelta, ovviamente dobbiamo avere un po' di fantasia ragazzi, se andiamo a mettere bambino è una parola generica, è logico che magari ci dà dei prodotti comunque generici. Se andiamo a mettere una parola chiave un po' più complessa con degli asterisco prima e dopo, potremmo trovare dei prodotti veramente veramente incredibili e quindi battere direttamente la competizione. Ed eccoci qua ragazzi, anche il video di oggi si conclude qui. Come avete visto, questo è il metodo di ricerca del prodotto tramite parola chiave grazie a questo software incredibile chiamato Keyword Tool Dominator. Vi ricordo il link in descrizione, potete acquistarlo qui sotto tramite il mio link, potete trovare anche un piccolo sconto, quindi andate a vedere tramite il link che trovate qua sotto in descrizione. Come avete visto, il software ci dà dei suggerimenti per determinate parole chiave che noi andiamo ad immettere e grazie a questi suggerimenti, quindi di frasi complete, possiamo andare a ricercare tramite queste parole chiave direttamente nella barra di ricerca di Amazon e scovare questi prodotti inesplorati, quindi nicchie inesplorate che nessuno sta trovando. Spero che il video vi sia stato utile ragazzi, come sempre lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per le notifiche, mi raccomando, così sarete sempre i primi a seguirmi per tutti quanti i miei video. Ci vediamo al prossimo video, ciao!